soggetto culturale nel paese. L'ubiquità poi sta tutta in questo fatto un po' strano che ultimamente ci vengono a dire, il nostro ceto politico ci viene a dire che la cultura, con la cultura non si mangia, con la cultura non si fa economia, insomma la cultura non serve a niente, andiamo, è una perdita di tempo, no? Ci sono cose più importanti di cui occuparsi, invece la cultura è esattamente il motivo per cui siamo a questo mondo e siamo qui in questo momento con la tempesta, con la tempesta a rivolta, tra l'altro, che c'è un significato pazzesco anche questo posto qui. Posso dire che semplicemente la tempesta è cresciuta, sono aumentati i figli della tempesta, è aumentata anche la percezione della gente rispetto al lavoro di questo importante consorzio. Ha inventato un mondo musicale tutto suo e ha permesso a un sacco di fruitori di musica di scoprire l'universo musicale tempesta. Negli ultimi 4 anni è cresciuta tantissimo e la gente la segue sempre di più. Conoscendo magari anche solo 1, 2, 3 gruppi tempesta ti riesci a collegare a tutti gli altri e quindi riesci a entrare in questa realtà. Speriamo che continui a crescere. Sicuramente è passato già appunto parecchio tempo dai primi esperimenti di raduno, chiamiamoli. È passato molti anni, alcuni di noi ormai sono anziani, anche se noi a vederci non sembrerebbe se abbiamo agili come caposella, ma in realtà abbiamo insomma la nostra età anche noi. Il cast per fortuna non è neanche sempre lo stesso, cambia tante cose. È cambiata la percezione diffusa di un certo tipo di musica e ha fatto da traino o da collante poi anche la percezione che si sta facendo strada della musica, che insomma è molto diversa dalla posizione in cui siamo partiti gente come me magari negli anni 90. Non c'era una terra di mezzo dove uno potesse ambire a poter trovare una collocazione e starci bene. Questi anni zero invece c'è parecchio da raccontare e sono stati interessanti in questo senso qua. Rispetto proprio a un genere musicale è cresciuta la voglia di osservare una nuova modalità di fare musica, di organizzare la musica. Il fatto che questa cosa non sia legata a un genere, ma sia legata più che altro a un modo, è più bello, è più potente. Da questo poco tempo, già nel quale mi sento nella famiglia Tempesta, sono nella famiglia Tempesta, ho visto un modo di lavorare che secondo me è l'unico modo giusto che c'è oggi in questi tempi in cui sono cambiate tantissimo le dinamiche musicali. E il modo appunto di usufruire della musica, comprare la musica, sono cambiati diciamo tantissimi parametri. Allora secondo me piuttosto che chiudersi gli occhi col prosciutto e continuare a fare le cose come negli anni 90 è giusto rinnovarsi, no? Secondo me, per mia opinione personale, è sbagliato andare contro i cambiamenti. Delle due, rinnovarsi insieme con il cambiamento. È inutile fare come i nonnetti, no? Perché 5 anni fa? 5 anni fa le cose erano molto diverse. Adesso, secondo me, la tempesta funziona, è una grande realtà, proprio perché ha questa mentalità fresca, al passo con i tempi e dà questa libertà totale agli artisti, che è l'unico modo, secondo me, di fare musica al giorno d'oggi. Mi sento partecipe del consorzio umano, quindi sento che il mio lavoro ha un significato all'interno della società, della comunità in cui vivo. Credo che quello che fa la tempesta sia qualcosa di analogo a come la vivo io, questa circostanza, la circostanza dell'arte, della musica, del palcoscenico. In realtà da quando siamo entrati nella tempesta abbiamo capito come funziona, quindi siamo cambiati noi dentro la tempesta. È una realtà in cui abbiamo sempre avuto spazio di manovra per fare alla fine quello che abbiamo voluto e da questo punto di vista siamo molto grati ai Tre Allegri e a tutto il collettivo che ci ha sempre supportati. Le affinità con questa scena credo che siano il linguaggio espressivo, di come vedi le cose intorno, di far parte di un insieme di persone che la pensano in un modo, di dare un punto di vista diverso a tematiche che sono quelle di noi ragazzi italiani. Ogni band che entra nella tempesta porta il proprio bagaglio di esperienze. Da questo punto di vista non è andare a lavorare per qualcuno, ma è iniziare a fare le cose con qualcuno. Quindi ogni volta che c'è un nuovo ingresso si apre insomma un territorio insomma di esplorazione
artistico e anche di, sai, conoscenze di chi sa fare le cose, dove fa le date, come stampa le magliette, che tipo di strumentazione usa. Ecco, c'è questo tipo di contaminazione, secondo me. Nella Tempesta mi piacciono le persone che ho conosciuto, che secondo me sono sempre la cosa determinante. Ti confesso che non ero un grandissimo conoscitore di tutte le band della Tempesta, però, e quindi non sapevo bene quali fossero i connotati della struttura, etichetta, la Tempesta. Entrando però in contatto con le persone che l'hanno costruita, che l'hanno fatta nascere e crescere, ho capito che si trattava di valori come grande chiarezza, semplicità e cose tenute ad un livello positivamente umano. Secondo me è questa la cosa più importante, che io la vedo, cioè, vedo questa cosa come una cosa assoluta, nel senso, tu puoi proporre delle cose che a me non piacciono, però è difficile che io discuta la tua positività se me la dai proprio in mano così chiaramente. Non so se c'è in realtà un cambiamento nel corso delle edizioni. Io credo che il termometro registri una temperatura molto alta e che questa temperatura sia costante. Allora, io devo dire che fin dalla prima edizione a cui sono stato io, ho da subito notato che comunque c'era già una certa maturità per quanto riguarda l'organizzazione, che è sempre stata, direi, impeccabile, perché comunque organizzare un festival del genere con tutti questi artisti, gestire 3, 4, 5 mila persone di pubblico in spazi che magari non è che sono sempre i tuoi spazi, non è una cosa semplice. Finora direi che mi pare sia sempre andata più che bene, quindi devo dire che la cosa è partita già con un livello di maturità parecchio alto. Per me la Tempesta è una cosa piacevolmente in crescita, anche se la cosa che mi piace di più è il pubblico, una famiglia. Io ho visto col tempo crescere un certo tipo di pubblico, questo è il dato più saliente forse, che non mi sarei aspettato di vedere. In Italia chi c'era si ricorderà per esempio che l'edizione dell'anno scorso fu caratterizzata da un maltempo tremendo e la situazione insomma parecchio difficile dal punto di vista climatico, eppure un mucchio di gente faceva la fila compostamente, armata di kiwi e molta pazienza, e questo praticamente stava avvicinando, mi sono accorto in quel momento che si stava avvicinando il nostro pubblico al pubblico, diciamo, medio dei festival europei, in un certo senso, e questo è stato secondo me un momento di svolta molto importante. Spesso ci penso e non riesco a vederla come la sommatoria del pubblico di ogni gruppo, è come una collettività che racconta una sovraidentità di coscienza veramente bella, immaginata come un punto d'arrivo della società. E ogni volta mi meraviglia. Secondo me è lo spettacolo più bello della Tempesta, è la gente. La tua domanda in qualche modo. Direi proprio di sì. Troppo lungo, eh? No, va bene. Ah, voi potete fare i tagli. Viene posto, va bene. Lo sistemiamo in post. Mi piacerebbe far capire a chi crede che Suor Cristina sia un prodotto genuino, che in realtà è una puttanata incredibile. Più che scrivere le canzoni, interpretare live, io adoro quando mi puntano una luce, sono scomodo sopra un palco e devo fare interviste. Ci sono. Ma chi sono? Non so. Check. Sto facendo il sound check. 1, 2, 3, prova. Oh, yeah.